Pas grand chose, elle passe en un instant comme fan les roses. Ah, mais dès qu'on est temps que le tamour frappé, à peine que te vienne en belle guêpe, le sait, l'impotent qu'elle m'a dit. Firili! La liquidation, ma guette est débordée. Firili! Paul ou Neri, peut que ça j'y vanche. Firili! Non, mais ça, ou du tonnerre. Passerai la poitre et fausse ma suite à qui ne ricorde plus comme si vain. Que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Je suis la première dame, tenir mon seul encant. À qui je tombe là, je ne sais mais qu'autant. Une fois que j'écris, Firili, chante un pharaon, une des salles d'Italie. Firili, saute à mettre, t'es pas possible à l'heure. Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, lui dites pas, je vous l'ai dit. Tu vous retrouves sur la cuico, mio disoccupa, tonico, sarcosi. Espero sopra tutto che verranno dati. Per me si dice giorno e immigrati. Bene, buon inizio di settimana a tutti. Questa, come si spero si sia capito, essendo noi fan della Sora Cesira da tempi non sospetti, è una riproposizione di un vecchio cavallo di battaglia della Sora Cesira, però aggiornato perché ci sono state, come tutti sanno, le elezioni, un nuovo presidente della Repubblica Francese, quindi giustamente Nicolas Sarkozy e la signora Carla Bruni devono lasciare l'Eliseo. Revenaz Quartet, lo chiedo alle... Benissimo. Chi c'è? Tonino, che sta facendo? Antonio La Trippa! Cosa sta inquadrando? È partito... Mi è piaciuto. Ma c'è, c'è una bestia in studio. Come va? Bene, saluto la regia, i tecnici, tutti gli operatori, che non lo faccio mai, almeno all'inizio della settimana, visto che senza il loro fondamentale apporto non daremmo vita a questo ignobile spettacolino tutte le settimane, tutti i giorni. Saluto Fulvio Abbate. Buongiorno. Come va? Cioè, buongiorno. Buongiorno, sì, perché... Ma io la seguo stonato. Siamo sempre più avanti nell'ora di messa... Dopo di noi c'è Omnibus. Beh, sì, siamo, diciamo, incollati. Sì. Va bene. Va bene, non si direbbe dall'aspetto, però prendo per buono le cose che lei mi dice. Intanto non è gentile che lei ha un cardiopatico e dica così, ma sì. D'altronde... No, ma non è vero, lei adesso corre nelle praterie... Ah, non diciamo niente. Va bene, saluto Umberto Pizzi, in tenuta tattica, giacca beige, camicia azzurra... Beh, ma comincia, un ragazzino. Fa caldo. Io... In campagna sono sempre in mutandine, lì, libero. Ci dica... Faccio... No, in quale zona della campagna? Zagarolo. Pizzichettone. No, Zagarolo, non è Pizzichettone. A lei si mette in brachette. In brache, sì. Faccio il contadino. Il contadino. Io adesso che lo so, mando dei suoi colleghi paparazzi a fotografarla. Ma chi? Questi ragazzi, contento. Ah, pure lei adesso dagli ordini alla Jingle Machine. Ma questa è la Repubblica delle banane, autarchica, dove chiunque entra dice delle cose. Pronti alle risposte. Abbiamo delle foto, più avanti vediamo, ma è con grande piacere che do il benvenuto invece perché si trova alla Sala Umberto fino al 20 di maggio con le relazioni pericolose musical. Lorenza Mario, Le Liaison Dangereuse. Sì. Sì. Buonasera. Buonasera, buonanotte, buongiorno. Sì, buongiorno, va bene, noi siamo rotti a tutti. Tutto è un po' che io non la vedo in televisione, però. Sì, adesso sono diversi anni che io vengo in televisione solo per promuovere il teatro.
Vabbè, ma non anche è... adesso sono sì, ma non è necessario per il piacere di stare con voi. Sì, dico, non è necessario, non è che la vita si svolga dentro questa scatoletta, lo dico perché poi tutti quelli che a un certo punto, come me prossimamente, smetteranno di starci, c'è vita oltre le telecamere. Sì, beh, perché mi guardate così? Cosa ho detto? Sta dicendo appunto, ma c'è il mio è stato oltre. Un percorso che è partito con la televisione da danzatrice e poi sono approdata al musical, ancora ne stiamo parlando proprio adesso, perché noi ci siamo conosciuti al Bagaglino. L'ho conosciuta al Bagaglino e lei era un personaggio non strano. Dica cose sconvenienti. No, assolutamente. Lei era un personaggio strano per il Bagaglino, perché aveva era molto seriosa, molto... Fuori contesto. Ecco, fuori contesto. Invece perché io volevo dire, mentre... detto così, sembra che invece il resto del Bagaglino fosse un... Ma forse riempiamo questi. Un giorno ti porterò delle foto del Bagaglino. Sì. Ecco, è partito. Comunque, ha fatto anche Domenica Inn, Lorenzo Mario. C'è qualcosa, io so a che cosa si sta riferendo. In realtà, l'anno del Bagaglino, nel 96, fu una sorpresa per me, perché Pingitore mi chiamò proprio in corsa a sostituire Valeria Marini nello stesso programma. Non lo ricordo. Quindi, probabilmente lui mi aveva conosciuta perché era stato ospite in una trasmissione televisiva dove io ero prima ballerina, fantastica italiana, e mi aveva conosciuta, lui lì era parte della regia e mi ha chiamata perché aveva bisogno di una ballerina cantante. Ricordo tutto perché Fantastica Italiana e in 6 giorni era debuttato. Opera del gruppo di lavoro di Ugo Porcelli, sì. Alfredo Cerruti, sì, esatto. C'era Federico Moccia, Marco Luci, tutti persone che poi hanno fatto altri. Paolo Bonolis era il conduttore. E Paolo Bonolis era il conduttore. E poi ha fatto anche Domenica Inn. Poi dopo ho fatto 2 edizioni del Bagaglino e poi ho fatto Domenica Inn. Ed è stata l'ultima trasmissione televisiva. Poi ho cominciato con i musical, insomma è stata anche una scelta fortunata. Perché... Abbiamo anche delle immagini che credo possiamo far vedere. Abbiamo il trailer dello spettacolo, le relazioni alla Sala Umberto fino al 20 maggio, guardate. Liaison dangereuse. Ancora. Faccio finta di conoscere le lingue. Sono alcune immagini appunto del nostro spettacolo, Les Liaisons Dangereuses, come giustamente bisogna rispettare l'origine, che è tratto infatti dal romanzo Les Liaisons Dangereuses di Choderlos de Laclos e anche dal film, appunto dal romanzo è stato tratto diverse versioni cinematografiche. Alberto Sordi, Silvana Manga, Ben Close, John Malkovich, Michel Pfeiffer. Uguale. Dunque, settimana che si apre come tutte le settimane ultime all'insegna dell'incertezza del quadro politico, oppure di alcune certezze sull'incertezza del quadro politico, soprattutto del quadro economico, ma devo dire che mi ha fatto molto piacere, avendo qui Pizzi, nostro ospite, cosa che non ho fatto venerdì scorso, lo faccio oggi perché è giusto finita la settimana, è andato ospite anche in un programma della RAI, Umberto Pizzi, da Fabio Volo. Perché mi guarda così? No. Vuole rinnegare l'esperienza? No, assolutamente no. Lei è un apostata? Scusi. No. Si può dire. Lei si è andato può a dire. Consegnare un premio, quindi insomma siete pari in qualche modo. Lui ha consegnato un premio. Io sono andato Ricattabile lui, ricattabile lei, perché diciamo. Ricattabile? Io penso che lui è ricattabile perché Io ho dato un premio al presidente di un grande gruppo di abbigliamento piemontese, lo posso anche dire perché... gruppo di Meneggido Zegna, che è un gruppo storico, mio papà anche, cioè, mio padre da piccolo, adesso spero che l'ordine dei giornalisti non me
cosa dica, Zegna però... me lo faccia dire. Sì. Negli anni 70, quando eravamo tutti comunisti, sì. Zegna fece una pubblicità che si intitolava Gli anti-jeans, sì. per marcare la distanza rispetto a sti morti di fame comunisti. Ragazzi, comunque, l'audio però deve entrare prima e un pochino più alto. Comunque non era un abbigliamento del proletariato. No, eh? Non esattamente. Perché però, ti danno delle mazzate. Sì, va bene. Vabbè, sì, ho dato questo premio. Ma c'era gente... Sì, sì. Chi? Sì, chi? Sì. Cioè, ci risulta sì. ci fosse addirittura... Egli. Egli. Berlusconi. Sì. Ma guardi, se vuole, il Corriere della Sera, venga Tonino, facciamo vedere, già Feltri, venerdì scorso, ci dicono pure, e Della Valle. Sì, hanno dato il premio Della Valle per l'imprenditoria, a Feltri per il giornalismo e a Berlusconi per la carriera politica. Sa che quando danno qualche premio per la carriera... Sì. È molto nefasta la cosa, eh? Vabbè, non lo dica così, no, perché... No, ma bisogna stare attenti. Guardi, qui ecco la foto con la didascalia, eravamo alla sala della Lupa a Montecitorio, c'era anche Pizzi, perché adesso vi facciamo vedere gli scatti. Sì, l'ex sì. premier Silvio... Leggo la didascalia del Corriere della Sera. L'ex premier Silvio Berlusconi ieri ha ricevuto il premio Guido Carli 2012. Gli è stato consegnato a sorpresa dalla nipote dell'ex governatore della Banca d'Italia, Romana Liuzzo, l'ex... appunto a sorpresa. L'ex premier ha parlato a braccio per una decina di minuti, poco prima che entrasse però Gianfranco Fini, che aveva presenziato alla cerimonia, ha lasciato del tutto casualmente, diciamo ha lasciato a sua insaputa, ha lasciato la sala. Dovevi vedere i visi. I visi dovevo vedere. Guarda. E non lo so, perché io stando al tavolo sì, appunto, della cerimonia non vedevo... le espressioni di quando è entrato Berlusconi. Egli. Che ha fatto col dito così, non aspetta, so se gli ha detto... Siccome so che ha portato le foto, vogliamo vedere per cortesia le foto del premio Guido Carli? Credo che ce ne sia... A chi lo devo... Ecco qui, Ecco, mazza! Questo soddisfatto! Ma magari sì, e questa questo è il momento della premiazione sì. a Zegna con Gianni Letta. Poi cosa abbiamo? C'è pure Gianni. Sto vedendo questo che cosa sarebbe, secondo lei? È un preparato, quello che si spruzza per non voglio, non voglio neanche sapere di chi asfaltata. Non voglio sapere neanche no, di chi so. È non Immaginalo. Voglio sapere di chi è, non lo so. Poi eccolo là, eccolo lì, questo Gordino, è il dito, quando è arrivato lei ha colto il momento in cui c'era l'altro secondo me Berlusconi stava dicendo a Fini: sono arrivato, che fai, mi cacci? No, questo si chiama dito a monitore. Dito a monitore, bravo. Sì, sì. Poi ci abbiamo. Ecco, è quando Fini a un certo punto lascia la sala della cerimonia. Berlusconi non apprezza. Sì, e accanto a Paolo Scaroni dell'ENI, e poi ancora in estrema destra si vede Diego Della Valle, tutti e due premiati. Ma, diciamo così, esterna il suo disappunto facendo la linguaccia, giusto? Sì, mi corregga Pizzi se... No, è così. Poi è cosa così. Abbiamo? Visto così sembra crollo verticale. Ah, ma comunque. Ecco. Beh. Questo è uno sguardo di seria ammirazione. Secondo me... Sì. Sembro rapito. Lui sembro sta rapito dall'anonimo sequestri, però. Ma che sta di... No, no. Pizzi mi conosce... Pizzi che mi conosce da 18 anni... abbiamo fatto un po' di marachelle insieme. No, ascoltavo perché il presidente Berlusconi stava illustrando come secondo lui dovrebbe essere rifatta l'architettura istituzionale del nostro paese. Che c'è di male? Perché vogliamo conculcare il diritto al presidente vogliamo conculcare Pizzi? No, non conculchiamo. Vecchio compagno Pizzi, andiamo avanti? Ce n'è ancora uno? Ah! Ecco, e questo dice tutto, perché siccome appunto Berlusconi, Feltri e Della Valle notoriamente intrattengono, abbiamo dei buoni rapporti. Pizzi è testimone che la foto chi l'ha chiesta qua? Io l'ho chiesta io. Sì, no, è pure lui, però pure lui, dicendo, sì, dicendo Pizzi, faccia una foto a me a Piroso, così finisco di rovinarlo. È vero o no? Così di finisco rovinarlo. Di rovinarlo, ha detto Della Valle dai tempi dei Calciopoli. Va bene. Abbiamo finito? È contento? Ha visto queste foto? L'ho vista felice, quindi... Sono contentissimo. Dalla siepe si capisce che non siamo più nella sala della Lupa. Siamo alla Bacigalupo. Siamo
La battuta. Non è una grande battuta, squadra, è una squadra, mio cugino. Giovanile di calcio palermitana. La maglia era bianco-rossa. Mio cugino, Filippo Amoroso, giocava insieme ad altri rampolli nella Bacigalupo. Il campo si trovava in via... Dove è passato anche Piero Grasso, tra l'altro, tra i suoi giocatori. E credo siano coetanei. Questo, come avete riconosciuto, è Marcello Dell'Utri, che in un noto ristorante, si dice così, se no facciamo panatta, facciamo i nomi per andare a mangiare gratis... in un noto ristorante di un noto albergo di Via Veneto, ieri sera, dove si svolgeva il ricevimento a seguito del premio, era seduto con delle persone e stava in camicia ma col girerino, perché c'era quella temperatura. Quella il coso. Che è? Cappio. Il grembiulino. Il grembiulino. Tovagliolo, no? Dica grembiulino. Ma sembra... che è tovagliolo? No, detto grembiulino sembra... Ho capito, ma grembiulino sa che ha un linguaggio esoterico. In un linguaggio esoterico... Io mi ci voglio segnare la massoneria, ce l'ho di fronte a casa. Massimo, questo lo dice lei. Questo possiamo fare casa con la pubblicità o vuole... Black? Non c'è sta Yul Brynner? Sta male Yul Brynner. Va bene, andiamo in pausa pubblicitaria. Miniera sta, ecco. Andiamo in pausa pubblicitaria, va. Bene, sempre in compagnia di Lorenzo Amario. Vogliamo riproporla in un altro musical. Vedo qua un 5-4-3 in elenco. Ormai abbiamo più di 4. Quando qualcuno lo spiego, do i numeri perché avendo 4.000 contributi nella banca dati video, se uno non li numera e non li chiama con i numeri diventa complicato. Vedete, guardate questo. Che cos'è? Che abbiate sono 500 euro perché... le volevo dire. Noi lo facciamo per amicizia ma anche per il bile denaro. Questo io lo ritengo un po' il fiore all'occhiello delle cose che ho fatto in teatro, perché è un musical bellissimo, Chicago, di Bob Fosse, è un successo strepitoso in tutto il mondo e l'abbiamo fatto in Italia alcuni anni fa, ormai più di qualche anno fa, è stato veramente un capolavoro, è venuto benissimo, è scesa tutta la troupe del vocal coach, coreografo, regista. Ma che epoca era? Panatta aveva già smesso di giocare, sì. Subito dopo il bagaglino? Questo no, è stato un bel po' dopo, nel credo 2005-2006. Sì. E dicevo, con gli americani, produzione americana, quindi è stato realizzato proprio secondo i criteri, loro sono grandi maestri nel musical. E una cosa curiosa è che proprio alcune di queste immagini... Per me. Ah, per lei. Dica, adesso vediamo se è curioso anche per noi. Dica. No, curioso di cui vado fiera. Un'immagine proprio tratta di questo, da una di queste scene, insomma, di questo brano che è All the Jazz, è un brano famosissimo, forse più conosciuto, insomma, del repertorio di Bob Fosse. È stata immortalata proprio con questo cast, quindi con me e con tutti i ballerini
italiani. A pizzichettone? A Londra. Ah, no, Londra. Ma proprio con una gigantografia. Se devo fare la jingle in onda, ditemelo. Faccio prima a far così. A pizzichettone. È arrivato anche per me. Sì. Ecco. Cioè, dovendo rappresentarla... Curiosità, mi piacerebbe andarla a interpretare. Avrà una copia della foto, della locandina, di no. Tutto? Dovrei andare a Londra e fotografarmi. Pizzi, vogliamo provvedere a qualche... C'è un Humbert Pitts a Londra che lei può telefonare? Io a Londra mi dovevo... 30 anni fa dovevo rimanere lì. Mi avevano offerto lavoro e forse... Sarebbe stato pure niente. Mi sembra Roma. Roma è Roma. Roma è Roma. Anzi no, Zagarolo. Bari e Bari vedo qui, devo specificare molto di più. Ah, a proposito, scusate, lo dico perché io ogni tanto irrido coloro che stanno alla jingle machine. Voi lo sapete che per un... ogni tanto per un periodo, voi lo sapete, avevamo fatto un campionamento di un'espressione di Silvio Berlusconi, poi dopo averne abusato l'abbiamo anche tolta, perché poi nella jingle machine ci stanno 50 campionamenti e ogni tanto si ricambia il repertorio. Nel discorso che giovedì sera ha fatto nella sala da su, quei famosi 10 minuti di cui parla il Corriere della Sera, a un certo punto Berlusconi, voi non ci crederete, ma per illustrare com'è il meccanismo con cui si arriva dal Consiglio dei Ministri al Parlamento per il decreto, per fare un disegno di legge, per fare un decreto, insomma, meccanismi appunto istituzionali e la tempistica, ha detto: a quel punto il provvedimento viene licenziato e almeno sulla carta corre verso il Parlamento come un focoso destriero puro sangue. L'ha detto testualmente, non ci credete così. E io che gli stavo, come da foto si vede, a fianco, ho dovuto trattenermi dal ridere, perché l'idea che sembrava che la nostra jingle machine invece era proprio lui. Vabbè, perché vi ho raccontato queste cose? Sto vedendo una trasmissione disgustosa. Vabbè, ho capito, Presidente. A proposito di Ridarole, vi dicevo, TV Baresi, lo sapete che spesso abbiamo fatto... Anzi, facciamo così, facciamo un ripescaggio della TV francese. Voi ricordate le TV... Trasmissione di economia in diretta alla televisione francese. E la giornalista conduttrice e la giornalista ospite, tutte e due estremamente competenti in materia economica, ma soprattutto mercati, finanza e borsa. Guardate che cosa hanno fatto. L'abbiamo già fatto vedere, ma mette di buon umore rivederlo. Alors Brigitte, la bourse, la chute se poursuit à Paris. Hein. Oui, la chute est un petit peu moins marquée que tout à l'heure, mais le CAC 40, c'est 3,79%, 2856 points. Les volumes d'échanges sont un petit peu plus étoffés. 2 milliards d'euros de titres ont été échangés. Les futurs américains viennent également d'ouvrir en repli. Le Dow Jones a ouvert en baisse d'un peu plus d'1%, 1,09%. Le Nasdaq, moins 1,03%. En Europe, le repli est généralisé. Le DAX... À Francfort, on va le voir peut-être 7 du terrain. Les investisseurs craignent une faillite de la Grèce. Est-ce que la Grèce va pouvoir rembourser? C'est toute la question. Les opérateurs doutent surtout de la capacité des responsables politiques à faire face à cette crise, puisque la réunion du G7 à Marseille ce week-end n'a rien donné. Et puis l'Allemagne qui perd patience, puisque le ministre allemand de l'économie indique qu'il parle maintenant de faillite d'Athènes. Et ce sont les valeurs bancaires qui plongent. Alors, Brigitte, nous vous retrouverons d'ici une heure pour un nouveau point sur la bourse. Restez avec nous dans un instant, l'édition permanente se poursuit. Credo che potremo andare più decisamente a fondo. Questo può succedere tutti i suoi televisivi, anche da noi era successo con... Spero che non... No, non lo rifacciamo rivedere, l'abbiamo fatto vedere di recente, c'era ancora con noi Max Lucci, che a un certo punto la situazione è incontrollabile, ingestibile, uno ride, va avanti, soprattutto se è in diretta, non si può fare altrimenti. È successo anche in una TV pugliese, per meglio dire barese, che a un certo punto in studio, guardate un po'. Ed eccoci ancora qui nei nostri studi con il consigliere delegato al traffico
Scusate, perdonatemi, però ridevamo perché vi abbiamo voluto risparmiare. Abbiamo risparmiato una giacca che non mi hanno fatto mettere, mi hanno obbligato a togliere una giacca quadri e colorata che... Va e bene. Quindi ridevamo, vi abbiamo risparmiato questo spettacolo, chissà che non ci sarà un colpo di scena fino alla fine della puntata. Comunque, se presentato con una giacca stile burlesque, vi abbiamo voluto risparmiare. Se mettete la pubblicità, metto la giacca e farò vedere che non è così. Nell'occhio. Purtroppo non lo so se c'è qualche nostro tecnico che ci farà da ausilio, dalla regia, se magari ci passate la giacca di Antonio De Caro, perché vorremmo deliziare gli ospiti di questo nuovo look un po' burlesque. Intanto se parliamo di fatti seri, stiamo parlando del sottopasso di Via Marconi. Non riuscirai a finire la trasmissione. Vabbè, la vado a mettere, se mi autorizzano dalla regia vado a mettere la giacca così. No, perché ti trascino. Non riesco ad andare in onda. Vabbè. Scusate, allora abbiamo... Perdonatemi, oddio, non riusciamo più a tornare seri. Allora ci lascia un attimo il consigliere De Caro. Nel frattempo so che abbiamo un ascoltatore in linea, perdonateci per questo momento di rarità, ma è assolutamente giustificato, lo capirete tra pochissimo, perché il consigliere De Caro tra pochissimo risiederà su quel trono armato di giacca, che potrebbe davvero diventare un'arma per tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ecco, lo vedete? Ecco, è questa, il capo di imputa. È terribile questa giacca. Pensavo peggio. C'è un pregresso sessuale fra i due. C'è un... No. Non dica cose... Ipotizziamo. No. Ma non si può spiegare altrimenti. La giacca è una legna normalissima. Non so neanche... Non la seguo su questo. Anzi, lei si assume la responsabilità. Io prendo le distanze da quello che lei sta ha dicendo. Ha ragione. Trattandosi però... poi di trasmissione di approfondimento politico, perché il titolo era Ditelo a Emiliano, che sì, Emiliano Zapata. È consigliere, presumo, forse consigliere comunale addirittura. Comunque, vabbè. A proposito di Puglia, governatore della Puglia, Nichi Vendola... Anche lui si è prestato a fare a partecipare a quel programma che mette i politici grande compagno suo. Vabbè, basta che lei lo dica, siete tutti compagni voi. No, Lorenza Mario non credo, non lo so. No, non parlavo della signora Mario. No, ma vabbè, ma per dire, sapete che ci sono politici, avevamo fatto vedere il contributo con il sindaco di Torino Piero Fassino, che vengono messi in una specie di tandem dove devono pedalare mentre vengono intervistati. Fassino l'aveva fatto anche con un certo affanno, perché pedali con una seconda persona eccetera. Credo che l'abbia fatto anche Vendola, però essendo Vendola più furbo di Fassino l'ha fatto con un piccolo escamotage, guardate. Credo che potremo andare più decisamente in miniera! Bene, Fassino, Pisapia, Lippi, Fontana e Vendola aveva... Ma forse aveva un problema ai legamenti del ginocchio, forse noi possiamo ipotizzare che in realtà... Non... Che avete poi fatto dice che la sinistra sta male, noi non sappiamo più dove andare a sbattere le corna. Guardi. Abbiamo il governo Monti, abbiamo il governo tecnico. No, però se noi volessimo continuare a stare con la bandiera rossa, io e Pizzi avremmo qualche problema.
Vabbè, andate al bar delle peripatetiche senza la signora Mario. Senza bandiera, ovviamente. Senza bandiera. Lì. Voi non mi seguite. Le piace Monti? Un bell'uomo. Un bell'uomo, diciamo. Devo proprio così esprimere giudizi così. Quello che, no, qua, questo è uno spazio totalmente anarchico. Quindi siamo... Sì, istintivamente così sì, certo. Poi non sono nella posizione di poter esprimere giudizi e analizzare, insomma, quelle le che regalo... sono le sue scelte. No, e le sue proposte. Però le posso offrire? Sì, certo. Il contributo che avete visto è stato montato da Elena Tioli, che si prenderà la responsabilità di rispondere alle telefonate dell'ufficio stampa del governatore della Puglia. Mentre invece questo è un montaggio nostro, o comprato nostro, su Monti, sempre la Tioli, e che ha messa la catena? Poveraccia, va bene, vediamo. Il presidente Monti, così. Tutte le riforme strutturali e le misure di consolidamento del bilancio che stiamo realizzando sono deflazionistiche piuttosto che creare crescita, e quindi abbiamo bisogno che ci sia della domanda. Io sono uomo d'affari, brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni, tapioca terapia, dollari, sterline. Dobbiamo far sì che vengano soddisfatte delle categorie di spesa. Non dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Che siano allo stesso tempo creatrici di domanda oggi, ma anche generino un'espansione dell'offerta domani. Come, prego? Sarà più sulla supercazzola lo scaffalamento a destra o a sinistra? Sicuramente ci potranno essere progetti infrastrutturali domestici, nazionali, a livello privato o a livello pubblico. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Non dobbiamo mettere in questione le questioni, gli strumenti fiscali. Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Dovremmo evitare che in 2-3 anni questi strumenti di disciplina di bilancio seguano una via di sfacelo, come è successo per il patto di stabilità. Non ho capito un cazzo. Ecco, è l'informazione che volevo. Grazie. Scusi, mi sono un attimo perso con questa divagazione. Potrei rivedere, amici miei, soprattutto il primo, ma anche il secondo, ma insomma, soprattutto il primo, ripetute volte, ridendo le battute che comunque, conosco a memoria. Tognazzi era così, anche nella vita. Sì, ma lei è andato mai a Torvaianica quando loro facevano il premio? Ma io mi sono trovato in delle feste dove c'erano prosciutti. Prosciutti? Se ne andavano via col prosciutto, con le... Ma a casa dei Tognazzi o...? No, che a casa dei Tognazzi, a casa d'altri. Ah, ecco, allora, perfetto. Allora tu vedevi, grazie, che abbiamo, usciva... Abbiamo omaggiato la memoria di Tognazzi, grazie a Pizzi. No, ma lui era così. Era ladro dei prosciutti. Grande attore. Ladro, prendeva prestito dei prosciutti. No, se li mangiava. Se li mangiava. Mi faccio io ricordare Ugo Nostro. Sì, ha scritto... è lungo l'aneddoto? Molto lungo. No, allora, ha scritto un libro di cucina molto bello che si intitola Il rigettario. Nel senso che poi si riproponevano. Lui prendeva i pennarelli e scriveva e guarniva coi disegni queste sue ricette. Enrico Letta, c'è una bella espressione che corrisponde in Toscana, essendo lui pisano di origini, che corrisponde a Roma si dice stai mangiando l'abbacchietto, alle tre si ripropone, no? Ti si ripropone bussando. Sì. E lì invece in Toscana dicono ti riagguatta. Cosa dicono? Bofongulo. Visto che lei mi ha trascinato in questo cuore, dico qua nel mio dialetto come si dice, c'è il voce del verbo lanzare. La ringrazio. Vogliamo vedere Pizzi da volo, per cortesia? Per cortesia, se siete pronti, mi dispiace per la io sarei anche pronto, qua stiamo traccheggiando in maniera... Noi siamo andati a prendere le immagini proprio con un paparazzo, quello proprio uno dei più famosi, per vedere questa cosa, te lo faccio vedere, con Pizzi. Bisogna aspettare che l'alcol entri nel sangue. Oh, e che? Andiamo con la merce, eh?
la Rai, arriva la Rai, arriva la Rai. Ecco la Rai. Mi si è sporcata qui. Marchesa. Devi fare uno scandalo stasera. Facciamo godere il popolo. Questo contributo ha dato nuovi titoli di credito all'Italia. Come avete capito, lo slogan di Pizzi non è potere al popolo o servire il popolo. Godere il popolo. Facciamo godere il popolo. Beh, certo. Con trucchi da vecchio, ma per avere lo scatto giusto, ha detto una signora. Popolo, sì, lei ha detto a una signora, si pulisca la bocca, sì, quella sì. Se toccate tu hai scattato, non sì. Era vero. Mao Zedong, prima da dare la rivoluzione, ha dato la ciotola di riso a tutti i cinesi. Sì. Capito? Allora facciamo vedere il popolo. Poi se l'è fatta ridare indietro però. Vabbè. Sia la ciotola che il riso, le do sta notizia. Ma non mi faccia la propaganda al libretto. Ah, volevi dire a Fabio Volo che Umberto Pizzi, bello come Paul Newman e più scattante di Fulvio Abate, si può dire, non è un paparazzo, è un ritrattista che è diverso. Gliel'aveva detto. Sono ignoranti. Sono ragazzi, Fabio Volo sono ragazzi. È uno scrittore che vende milioni di copie, mica come lei che gliele compro io da sotto banco per far vedere che ha venduto 3 copie. Quattro pizzi. Ma Mario no, a Mario ha detto che neanche più mia madre lo può comprare. Che cosa volo? Fare battute sulla il libro. Mamma. È che no, è che c'è, anche su queste cose bisogna fare. Va bene, possiamo fare cassa. Possiamo fare cassa con la pubblicità oppure no, possiamo fare cassa con la pubblicità o c'è una signora cassa. Quando torna? Volevo dire che siamo in onda. Prego, prego, vada, così si impicca definitivamente. Allora, scusate, prima di riparlare con Lorenza Maria dello spettacolo che fino al 20 maggio la Sala Umberto, cioè... Sì, Le relazioni pericolose musical con Corrado Tedeschi e Anna Vinci. Abbiamo detto, allora, torniamo dopo. Vorrei vedere, perché da un po' che non facciamo vedere, una rubrica a cui sono molto affezionati Pizzi e Abate, e sti gossip. E sti cazzi. Prego. 26, lo dico per... Notte di bagordi per Mario Balotelli che dopo la lite furibonda con la fidanzata o ex fidanzata Raffaella Fico ha deciso di consolarsi a modo suo. Secondo quanto scrive il Sun, l'attaccante del Manchester City avrebbe ingaggiato 4 escort nella notte di giovedì per circa 245 sterline a testa. E sti cazzi, contento. Le avrebbe ricevute nella sua casa di Alderley Edge, dove c'erano anche i suoi amici, e lì avrebbero fatto festa fino all'alba. Busta la patata. Una fidanzata bianca accanto a Usain Bolt e i suoi connazionali sono in rivolta. 10! Fra tutte le ragazze sull'isola vai a scegliere una coniglietta bianca, scrive sul web un suo fan. Che palle! L'uomo più veloce del mondo ha una relazione pare seria con una stilista slovacca, la 28enne Belle Lubica. Un lettore di un giornale avverte Bolt. Attento, le bianche ti fanno girare la testa, poi divorziano e se ne vanno con i soldi. Grazie al cazzo! Altro che vita da pensionato, Bobo Vieri sempre più sirenetto in vacanza. 10! L'ex calciatore in grande forma, senza più la pancia che l'aveva contraddistinto un paio di anni fa, è ancora a Miami, ma questa volta in spiaggia insieme a Davide Bombardini, ex di Giorgia Palmas, velina di una delle edizioni passate di Striscia la Notizia. E sti cazzi! Le persone di colore possano essere razziste rispetto a noi bianchi. Certo. Una volta uno dice, dove stanno i tuoi parenti in America? Ho detto io a un fidanzato di colore di una mia amica. Dico, stanno a West Covina.
Lui ha fatto così, ha detto white garbage, spazzatura bianca. Ah, e lei si è offeso? Un po', perché parlava male dei miei cugini. Avete visto che poi usa in bocca tutto questo, perché giustamente Abate rilevava come in Giamaica il fatto che il campione, la bandiera nazionale, il recordman Usain Bolt si è fidanzato con una donna bianca, una stilista cecoslovacca, già fidanzata di Berlusconi peraltro in una... Tanto ormai gliel'hanno attribuita così, è una più una meno, che differenza fanno al cavaliere? Ma lui gli fa pure piacere, bravo Pizzi, noi che conosciamo le debolezze dell'animo umano. È vero. E quindi vi ricordo che alla Sala Umberto le relazioni... Vuole ricordare che storia è quella delle relazioni pericolose? Sì, sì. Le relazioni pericolose è un dramma, naturalmente, se vogliamo. Certo, noi in teatro l'abbiamo presentato in forma molto più leggera, sotto forma di musical. La storia di ambientato nel Settecento, nella seconda metà del Settecento, in epoca pre-rivoluzionaria, mette in evidenza un po' il contrasto che c'è tra il popolo che in quel periodo muore di fame, infatti poi susegue subito la rivoluzione francese, e invece le frivolezze della nobiltà. E quindi la storia di due libertini, il libertino è Corrado Tedeschi, in realtà, Visconte di Valmont, interpretato da Corrado, e la marchesa de Merteuil, che è interpretata da Anna Vinci, amanti, storici amanti, che si divertono... Si divertono proprio a immaginare, a programmare seduzioni e relazioni pericolose ai danni... No, questa è la famosa relazioni pericolose, fa cuocere il calore, non diretta. Ai danni di... malcapitate? Sì, io, nel caso Madame specifico, sì, che sono io, che sono presidentessa, quindi già sposata con il presidente, innamorata di... Non sto parlando ovviamente di Madame de Tourvel. Il senso era, è soltanto questo, quindi storie di seduzione, tradimenti e inganno, insomma. Ecco. Sembra? Nasce come romanzo epistolare. Assolutamente, tra l'altro, bravo, sì, bella, colta, fondata, finalmente pertinente citazione. Si scrivono e se dicono, ci vediamo domani, dice domani non posso. Ma noi credo che abbiamo un altro contributo di Lorenza Mario, con cui chiuderei la puntata, anche perché ci permette di rivedere un caro amico con il quale ho lavorato per lungo tempo. Berlusconi. No, che Berlusconi, sì. Vabbè, vediamo il contributo, grazie. Poteva essere. No, no. Schiaffo o bacio? Allora, le nostre ragazze ti diranno qualcosa, tu dovrai capire se è uno schiaffo o un bacio. Lo dovrai capire, lo dovrai indovinare 5 volte per superare la prova. Attenzione che ci sono 5 milioni di giocata, è la prima volta. Francesco! Questa piange sempre. Francesco! 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 Schiaffo. Francesco. Purtroppo è sbagliato, non ti lasciare ingannare. 20 anni fa, 93, era 93, il gioco dell'oca. Gli esordi proprio, delle prime trasmissioni che ho fatto in televisione, è un carissimo ricordo. Vabbè, aveva 10 anni, si vede, 20 anni fa. Per cui siamo grazie, insomma un po' di più. Bene, grazie e complimenti a Lorenza Mario, grazie a Umberto Pizzi, anche perché ci ha portato in cadeau così. Abbiamo fatto vedere le immagini, quella imperdibile serata nella Sala della Lupa. Grazie a Fulvio Abate, Panatta prima o poi si rimaterializzerà in studio, credo, oppure anche no, pazienza. Come direbbe il gran capo indiano, se non si ripresenta... E sti cazzi, perfetto, ci vediamo domani, arrivederci.